ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buongiorno, buonasera, buongiorno, buongiorno amici. Buona domenica. Davanti alla televisione. Noi siamo lì, dentro. Siamo dentro, però dentro. Insomma, una volta potevamo dire eravamo dentro, ora nel siamo tubo dietro. Catodico proprio eravamo. Vabbè. Allora Luciano, partiamo oggi alla grande, è partiamo un alla grande titolo, perché abbiamo un programma ricchissimo. Un titolo che può sembrare un po' catastrofico. Dalla fine del mondo. Dalla fine del mondo. Chi ce la fa ascoltare? La grande orchestra italiana Franco Bagutti. Vai. Quanta gente col sangue ha pagato la sua libertà. Alle mani di un uomo venuto da molto lontano. Sanno dare il perdono anche a chi pregare non può. Dalla fine del mondo è venuto da noi con un pezzo di pane che toglie la fame di serenità. E andiamo a Telecupole? Sì. Allora andiamo a ballando dopo le cupole cena. Con la Super Paola che ci fa ascoltare Cabaret. Tables waiting, no use permitting some prophets of doom to wipe every smile away. Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shot for sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the nervous came to sneak her. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said,
the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret and ask for me, and ask for me. I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm gone like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that no longer stay. Life is a cabaret, old chap. It's only a cabaret, old chap. And I love a cabaret. Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. E ci dispiace anche voi che siamo arrivati a questo, all'ultimo giorno dell'intervista con le Toscanelle, e quindi siamo veramente, veramente spiacenti di lasciarvi, ma tanto ci incontriamo presto, perché sicuramente certo, in qualche bella serata, in qualche bel galà avremo modo di passare delle ore insieme. Ore liete. Non che poi qui proprio al ristorante Adons di Alto Pascio, dove tra l'altro tra un po' se magna, e quindi c'è vedremo anche le Toscanelle anche all'opera a livello vedremo culinario. Le Toscanelle agresti come sono, come mi hanno detto. Allora ragazze, io vi auguro veramente tanta fortuna con questa esperienza, in bocca al lupo con questa, questo connubio di musica toscana, perché effettivamente è anche un'originalità, non c'è, e quindi è una cosa nuova. Quindi grazie a Graziano Albanese di essere stato con noi, e come dire, l'augurio è quello di continuare sempre così e sempre alla grande. Sì. E quindi grazie Michela, grazie Aurora, grazie Rita, grazie Graziano Albanese, e adesso andiamo con Firenze Sogna, anzi no, andiamo con le Toscanelle, sì, che ci salutano così. Ciao da Michela. Ciao da Aurora. Ciao da Rita. Le Toscanelle. Andiamo a vendemmiare.
andiamo a vedere che cosa stanno combinando questi due ragazzi a Livorno. Andiamo con In Viaggio con Cristiano, inviati speciali oggi a Livorno. A Livorno Cristiano si aggira dalle vostre parti, attenzione livornesi. Fatti, 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 fatti. Da domani, da domani. Ciao Luciano, siamo collegati di nuovo da Livorno con i nostri collegamenti speciali con il viaggio speciale di Ritornelli. Parlo veloce perché oggi ho un'intervista molto importante da fare con Federica. Con Federica, che è una Livorne. Sì. Sì, cioè doc. Lei è doc. Doc. Quante generazioni c'hai a Livorno, Federica? Boh. Oh, cioè, mi dice doc, come minimo deve avere un sunto. Tante. Si perde nella notte dei tempi. Bravo. Tu hai parenti in America, Australia? No, tutta Livorno. Della livornese dopo. Io allora parliamo di storia, visto che abbiamo toccato la geografia. Per esempio, tu sai, per esempio, Carlo Magno. Certo. Certo che. No, dico Carlo Magno. Che ha fatto? Dice Magno. Magno, vabbè, solo aveva fame. Aveva fame e gli disse magna. Ha bevuto anche. Beve anche. E abbiamo parlato di storia con Federica, vedete le nostre conversazioni di storia. Sono molto veloci. Io Luciano ti saluto da Livorno, io e Federica. Allora parliamo così a sillabe. E ci vediamo la prossima volta sempre qua da Livorno. Ciao, alla prossima, siamo sciucchi di nulla. Fatti, 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 fatti. Da domani, da domani. Pum pum, pum pum, bella questa canzone, veramente un grande successo dell'amico Pietro Galassi. Suona forte come questo acciaio armonico. Muove già il motore inossidabile che non si stancherà. Gira, fa girare il mondo. Libero, un frammento alla moviola che sta in bilico. Partirà dopo il canto. Scintilla che scoppia, cielo e mare che fanno lai la lai la lai d'amore, un martello che batte nel mio petto e non smette, una bomba che scoppia lai la lai la lai nel mare. Te che domini la fantasia, fa che sia mia, nel cuore fai boom boom, dalle un'effimera malinconia. Che pecca, la scintilla che scocca, cielo e mare che fanno lai la lai la lai l'amore, un martello che batte nel mio petto e non smette, una bomba che scoppia lai la lai la lai nel mare, un pensiero che pecca, la scintilla che scocca, cielo e mare che fanno lai la lai la lai l'amore, un martello che batte petto in smetto, una bomba che scoppia lai la lai la lai nel mare, lai la lai la lai l'amore, lai la lai la lai 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 la. Wow.
E adesso andiamo a Ricordi di Ritornelli, ultimo capitolo per quanto riguarda questa settimana, per quanto riguarda solo i grandi gruppi storici italiani. Sì. E questa canzone è veramente una canzone straordinaria, storica, che la facciamo anche noi tutte le sere, è La carezza della sera. Sì. Loro sono i New Trolls. I New Trolls che sono un gruppo musicale rock progressivo italiano. Alla fine degli anni 70 la produzione del gruppo si è orientata verso sonorità un po' più pop rock, pur mantenendo alcune delle caratteristiche distintive del progressive, come gli arrangiamenti elaborati, il virtuosismo tecnico e vocale, grazie soprattutto ai cantanti polifonici che appunto hanno fatto parte di questa formazione che ha cambiato molti elementi. La prima formazione del gruppo, nota semplicemente come Trolls, nacque a Genova nel 66 da un'idea di Pino Scarpettini alle tastiere e Vittorio Descalzi voce e chitarra. Nel 67 invece il gruppo prende proprio il nome che tutti noi conosciamo di più, New Trolls, come nuova formazione. Vorrei fare però, al di là poi dell'ultima formazione, quindi del deposito del marchio New Trolls dal 91, di questo marchio sono titolari Descalzi, Belloni, deve essere Belloni, mio parente alla Toscana, certo. E Ricky Belloni e Belleno, nessuno dei componenti però può più utilizzare il nome New Trolls. Devo dire una cosa molto molto speciale riguardo a questa cosa, è anche un aneddoto molto carino, esatto, che una sera abbiamo incontrato in Veneto, abbiamo incontrato Nico De Palo, il chitarrista, quello che suonava anche i contenti, quello che aveva quella vocina bellissima, acutissimo, un falsetto naturale splendido, e gli abbiamo detto: domani sera siamo a Genova, in un locale a Genova. E lui ha detto: allora se ho tempo vi vengo a trovare. È venuto a trovarci e mi ha detto: Luciano, però non mi far cantare. Quando uno ti dice non mi far cantare, vuol dire che dopo 5 minuti lo devi chiamare. Poi Luciano Nelli lo farebbe comunque. E io lo farei comunque. Allora è stato bellissimo. Tra l'altro siamo abbiamo cantato quella carezza della sera proprio. Amicissimi sia di Vittorio Descalzi che di Luigi Belloni che appunto di Nico De Paola. E allora, La carezza della sera, chi ce la canta oggi? Ce la canta oggi Graziano Cianni. Vai. Un saluto a Nico. Thank you.
E adesso andiamo con un remix di una canzone mia specialissima che è Tanti modi per amarti, rielaborata e rifatta proprio da un grande DJ purtroppo recentemente scomparso, che è Roby Cannavese. Sì. Per te Roby, Tanti modi per amarti. Io e te soli mai, ho l'amore in ogni lingua, ogni modo ed ogni forma amo te. Adesso è arrivato il momento dei saluti, poi domani lunedì ricomincia un'altra settimana. Un'altra settimana e salutiamo la piccola Belinda che oggi compie 2 anni e li festeggia con noi dai nonni di Pistoia. Allora, ricordiamolo Luciano velocissimamente, sì. Chi ci vuole scrivere per compleanni, anniversari e varie ricorrenze può farlo adesso alla nostra email dedicata ritornelli@lucianonelli.it. Poi velocissimamente, dato che è domenica, vi ricordo anche il canale YouTube TV Nelli o TV Nelli, come lo chiama qualcuno, che questo è dedicato proprio alle trasmissioni, alle trasmissioni televisive, programmi quindi, televisivi. Mentre si ne abbiamo può rivedere anche uno, tutti i giorni, il giorno dopo si può rivedere. Un altro invece è dedicato all'artista Luciano Nelli. All'artista. Iscrivetevi sempre su YouTube. Ovviamente c'è poi il mio sito, certo. Luciano Nelli. E poi il Facebook, il Twitter, and so on, e così via. Ci vediamo domani. A domani, ciao, ciao amici. A tutti, andate a ballare, ciao. Perché ballando si vive meglio. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.